Ciao amici, ciao dal vostro Zio Fiore, rieccoci con un altro video tutorial sul parcheggio in fila. Allora, vediamo questo fantomatico parcheggio in fila. Questa volta il video lo voglio fare per metà durante lo svolgimento del parcheggio e vi farò vedere tutte le manovre e l'altra metà guardando i piedi come si muovono. A parità di movimento, allora ecco il mio bel parcheggio in fila, quindi metto la prima, mi posiziono davanti parallelamente all'auto anteriore del parcheggio, sono alla classica 50-60 centimetri, il mio posteriore è alla stessa altezza del posteriore del veicolo e cominciamo a fare la manovra. Quindi retromarcia, come al solito questa auto è vecchia e gratta, comincio a caricare lo sterzo, carico tutto lo sterzo e voilà, ecco qui. Quando vedo il sto ancora sotto sterzo, quando vedo dallo specchietto, vedo il muso, la parte interna del veicolo posteriore, posso guardare anche dallo specchietto, vabbè qui lo specchietto non si vede, ora vi faccio vedere la distanza, sono a metà e il mio posteriore è quasi a metà del veicolo anteriore, sono ancora sotto sterzo. Adesso posso cominciare a rigirare il volante al contrario mentre procedo a marcia indietro. Ecco, adesso sto girando il volante, giro, è tutto girato, vedete lì nello specchietto? Ecco, vedete? Adesso mi fermo, ricarico la parte anteriore e metto la marcia e sono perfettamente allineato, addrizzo le ruote e ho parcheggiato. Adesso riesco, quindi carico verso destra, rallento così, gioco con la frizione, sono quasi arrivato, mi fermo, metto la prima, risterzo, vedete? E sono uscito. Perfettamente uscito dal parcheggio. A questo punto mi rimetto nella strada sterzando e sono di nuovo qui. Adesso vi faccio vedere la stessa manovra inquadrando i piedi, quindi sono di nuovo parallelo, metto la retromarcia, sto andando indietro, controllo gli specchietti, vedete come gioco con frizione e freno, c'è anche un po' di pendenza, quindi comincio a caricare, carico, adesso carico al contrario, vado indietro, carico, vedete? Altro pezzettino e voilà, sono arrivato dietro, drizzo lo sterzo, metto la prima e vado un pochino avanti.
parcheggio perfetto. Quindi i movimenti li avete visti, vi faccio rivedere il gioco di frizione e acceleratore. Vedete? Io do piccoli colpetti e gioco col pedale, perché come vi ho fatto vedere qui è nullo, qui non succede nulla, quindi fino a qua io non faccio altro che alzare subito il pedale. Anzi, adesso vi faccio sentire un'altra cosa, un altro trucco. Freno a mano, silenzio, sentite quando la macchina sforza, vuol dire che sta attaccando la frizione. Ho tirato il freno a mano, eh? Freno a mano tirato, sentite, eh? Aspetta, gli apro i finestrini, sentite, niente, 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 sentito? Lo rifaccio. Sentito? È quel punto che sta camminando l'auto, che vorrebbe muoversi, ma in questo caso non si muove perché ho il freno a mano tirato. Quindi è lì che, qui, ecco, qui, il punto dove l'auto si muove, ok? Spero che questo video vi sia stato utile, e per qualsiasi dubbio scrivete nei commenti. Un grosso abbraccio dal vostro zio Fiore, e se vi capita, solo se vi capita, un piccolo like e una condivisione di questo video. Ciao e grazie.